Ed eccoci qua, pronti per un'altra ricetta nella cucina di Guido. Allora, oggi facciamo un agnello con piselli e funghi porcini al forno. Una squisitezza, un abbinamento molto bello per questo piatto di oggi. Andiamo subito con gli ingredienti e con il procedimento. Questi sono gli ingredienti della ricetta di oggi. Allora, abbiamo un chiletto di agnello, guardate che bello fresco, guardate che bel colore, tutto bello magro. Poi abbiamo della cipolla, dei piselli, chiaramente sono congelati, dei funghi porcini, questi li ho raccolti io, li ho trovati io quest'annata 2021, un po' di stinchetto di prosciutto crudo, un bicchiere di vino bianco, mezzo bicchiere, sale, olio, aglio e rosmarino. Ok, andiamo subito con il procedimento. Allora, innanzitutto l'agnello io lo vado a mettere un po' nell'acqua e aceto, giusto per far scaricare quell'odore forte dell'agnello. Lo mettiamo a macerare giusto una mezz'oretta, così scarica tutto quell'odore forte che ha la carne dell'agnello. Eccolo qua, lo lasciamo nell'acqua e aceto, lo lasciamo almeno qui una mezz'oretta. Allora, in due padelle diverse, contemporaneamente facciamo in una con l'aglio e olio mettiamo i funghi e l'altro con la cipolla andiamo a metterci questo po' di stinchetto di prosciutto crudo. Vedete? Mentre in quest'altra padella dove c'è l'aglio andiamo a metterci i funghi. Questi sono i funghi porcini. Li facciamo rosolare un pochettino. Questa è la nostra cipolla con lo stinchetto di prosciutto e qui andiamo a metterci i piselli. Quindi faccio questi due ingredienti separatamente e dopo andiamo a unire tutti e due ingredienti alla fine quando l'agnello è quasi cotto. I piselli si stanno insaporendo unitamente alla cipolla e con lo stinchetto di prosciutto. I funghi in quest'altra padella si stanno cuocendo, adesso andiamo a salare. Allora, aggiungo un po' di sale ai funghi, un po' di sale ai piselli e poi dopo andiamo a salare anche l'agnello e poi chiaramente durante la fase di cottura andiamo a assaggiare. Guardate che bei porcini, dentro c'è anche qualche ovulo, eccolo qua, questo è l'ovulo, vedete, questo più rosso, questo, ecco qua, facciamo cuocere. Allora, l'agnello, dopo averlo lasciato a marinare nell'acqua e aceto, più che una marinatura, è giusto per togliere quell'odore forte che diciamo che contiene l'agnello. Vedete, dopo l'ho risciacquato nell'acqua corrente 2-3 volte finché non abbiamo tolto tutto l'odore dell'aceto. Adesso lo mettiamo in un recipiente, andiamo a salare, andiamo a mettere un goccio d'olio. Un po' di rosmarino spezzettato e andiamo ad aggiungere questo mezzo bicchiere di vino e poi andiamo a girare con tutto il composto. Facciamo amalgamare bene gli ingredienti con l'agnello e dopo andiamo a trasferirlo in un tegame.
Ho preso una bella teglia rettangolare, più o meno una misura di 40 centimetri, e andiamo a metterci dentro tutto il composto che ho preparato nella terrina. Ecco qua. Andiamo a trasferirlo dentro. Sistemiamo bene l'agnello. Vedete? Con tutto il rosmarino. Si è amalgamato bene nell'olio, vino, sale e rosmarino. Ecco qua, guardate qua che bello. Vedete? Adesso andiamo a metterlo nel forno e lo facciamo cuocere almeno una mezz'oretta. L'importante è controllare e girarlo ogni tanto. I porcini sono cotti. Chiaramente potete abbinare qualsiasi altro tipo di fungo, eh. I piselli, anche questi, sono cotti. Chiaramente li ho fatti cuocere non al 100%, perché dopo li vado a mettere dentro alla teglia dove c'è l'agnello. Allora, l'agnello è quasi cotto, ancora un 5-10 minuti. Adesso prendiamo i piselli, vedete? Andiamo a metterceli sopra. Io faccio questo procedimento qua, perché se si mettono tutti insieme, piselli e agnello, l'agnello ci vuole un po' più tempo di cottura e i piselli alla fine si possono bruciare. Guardate che belli, eh? C'è un profumo da impazzire. Poi vado a prendere anche i funghi, i porcini, e vado a metterceli sopra. Così metto a forno ancora un 5-10 minuti, che si insaporisce tutto. C'è il mio cagnolino che ha fame. C'è il mio cucciolotto piccolino di 3 mesi, ha sentito anche lui il profumo. Ecco qua. Adesso andiamo a mettere nel forno ancora per 10 minuti. L'agnello è pronto, cotto a punto giusto, guardate che bel colorito. Piselli, funghi, tutto amalgamato al punto giusto. Ok, adesso andiamo a impiattare. E voilà, eccolo qua. Guardate che bel piatto, bei colori, bel colore, cottura perfetta. Adesso andiamo ad assaggiare. Guardate la carne come si scioglie. Guardate, guardate che tenera che è tenerissima. Vedete? Guardate qua, guardate. È cotta proprio al punto giusto. Ok, adesso andiamo ad assaggiare. Ed ecco qua, il piatto è pronto, l'agnello col piselli e funghi, eccoci qua. Guardate che bel colore, una cottura perfetta. Chiaramente, come dicevo prima, l'agnello ha un gusto molto particolare. Chiaramente deve piacere, però vi dico e vi garantisco che è un buon piatto. Io per togliere quell'odore forte dell'agnello, all'inizio l'ho messo nell'acqua e aceto. L'ho fatto stare una mezz'oretta, diciamo, in ammollo, e poi dopo l'ho risciacquato sotto l'acqua corrente e l'ho asciugato, e poi dopo l'ho messo nella teglia e l'ho condito con i vari ingredienti che vi ho elencato prima. Ok, adesso andiamo a fare il classico assaggino. Che dite, eh? Guardate qua, allora prendo un funghetto, due pisellini e il pezzo di carne. Proprio buono. Tutto cotto al punto giusto, sia i piselli, sia i funghi che l'agnello. Io ho fatto separatamente sia i funghi che i piselli, perché se facevo tutto
insieme, fa finire che a parte i funghi bisogna sempre friggerli a parte, non bisogna mai metterli a crudo in una pietanza, perché il fungo deve cuocere e deve tirare fuori tutta l'acqua che contiene fungo. I piselli li ho cotti a parte perché se li mettevo insieme il tempo di cottura dell'agnello è molto superiore agli altri ingredienti. Perciò ho fatto questo procedimento. Fate così che vi trovate bene. Ok, se vi piace questo mio piatto di oggi, iscrivetevi al mio canale, La Cucina di Guido, accendete sempre su, evidenziate la campanellina per essere aggiornati per i prossimi video. Ok, se volete mettere un like, mi fa piacere, se volete fare un commento, accetto di tutto. Ok, ciao e alla prossima.